Eccoci alla seconda parte. Ho rivisto un attimino, vi ho modificato un attimino lo schema, ma non, cioè tutto quello che avete fatto seguendo la prima parte del video va benissimo, è soltanto per evidenziare meglio quello che andiamo a fare, riguarda soltanto questa parte. Se voi notate, nella prima parte di schema vi avevo messo tre quadratini blu e poi i due rovesci qua. Siccome lo schema originale prevedeva l'aumento solo da una parte, a me sembrava che aumentando i punti a rovescio solo da una parte, che poi è quello che ho fatto, ma quando ho buttato giù lo schema non ne ho tenuto conto, mi è venuto in mente man mano che ho proseguito lo schema, quando mi sono ritrovata a fare l'altro aumento dico: ma non posso farlo di qua, devo farlo dall'altra parte. Perché questo? Perché altrimenti i punti a rovescio che fate tra questo modulo, questa parte e questa, si allargherebbero tutti da una parte, e invece che venire le foglie belle diritte farebbero un po' di giro, e secondo me stavano male. Allora cosa ho fatto? Ho aumentato i punti una volta da una parte, una volta dall'altra. Noi siamo già arrivati all'ottavo giro, se non sbaglio, esatto, siamo arrivati all'ottavo giro, abbiamo già finito la prima parte, quindi questo voi l'avete già superato, non guardatelo più, adesso proseguite così. Intanto non cambia assolutamente niente, perché l'aumento l'avete fatto qua e questi punti blu e rossi è come se non ci fossero, quindi non vi cambia assolutamente niente, è soltanto a colpo d'occhio, guardando lo schema, che potete vedere questa differenza. Questo come premessa della seconda parte. Adesso proseguiamo con la seconda parte vera e propria. Proseguiamo con il nono giro. Il nono giro è questo, esattamente questo, il nono giro, dove dobbiamo andare a fare un altro aumento. Se voi guardate lo schema, il primo aumento era segnato con una A e alla sinistra della A c'era il punto, scusate, il punto diritto, vedete la crocetta, segniamolo con la punta che magari, ecco, c'è la crocetta della X. Questo vuol dire che alla destra del punto basso bisogna fare un aumento, e ecco mi abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto l'aumento e poi il diritto. Difatti qui avevamo fatto, ora non si vede, l'aumento e poi avevamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5 punti diritti. Al nono giro, se vedete, è segnato al contrario, cioè prima abbiamo il punto diritto e poi abbiamo l'aumento, perché l'aumento adesso dobbiamo andarlo a fare sulla sinistra, perché vedete che lo schema è partito da 4 punti, un punto centrale e altri 4 punti, la base era di 9, cioè punti dispari, poi ne abbiamo aumentato uno di qua e qui sono diventati 5 punti. Adesso dobbiamo andarne ad aumentarne uno sulla sinistra e i 4 punti nel giro successivo diventano, già adesso ma li andiamo a rilevare nel giro successivo, nel decimo giro avremo 5 punti da questa parte e 5 dall'altra. Scusatemi, quindi procediamo adesso a fare il nono giro. Sempre i rossi non li consideriamo, andiamo a fare 5 punti a diritto. 1, 2, 3, 4 e 5. L'aumento dobbiamo farlo sulla sinistra, abbiamo detto. Quindi cosa facciamo? Lavoriamo il punto diritto, prendiamo il filo che c'è tra un punto e l'altro, che sarebbe l'aumento intercalare, e lavoriamo a diritto ritorto, prendendo il filo dietro, il punto seguente. E ci rimangono 4 punti diritti. E questo per tutto il giro. Questi sono, già da 2-3 giri, sono diventati 3 rovesci. Facciamo i 3 rovesci e riprendiamo. 3 punti a rovescio, 5 diritti, 1, 2, 3, 4.
4, 5. In pratica questi 5 diritti corrispondono ai 5 forellini che abbiamo fatto nella prima parte della nostra foglia, o meglio nella foglia a destra. Adesso abbiamo detto un diritto, che sarebbe il sesto, un aumento intercalare e 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. 3 punti a rovescio. 1, 2 e 3. Facciamo questo per tutto il giro. Ritorniamo a inizio giro. Passiamo al decimo giro. Terminato il nono giro, passiamo al decimo e avremo 5 punti diritti, un accavallato semplice. Vi ricordate che qui vi ho detto quando la riga attraversa tutto il quadratino da sinistra verso destra vuol dire che si devono fare 2 diritti assieme. Quando la riga invece attraversa il quadratino da destra verso sinistra vuol dire che si deve fare un accavallato semplice. Quindi noi adesso andiamo a vedere come fare. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Un accavallato semplice, quindi si prende il diritto senza lavorarlo, si lavora al punto seguente che sarebbe l'aumento del giro precedente e si accavalla al punto non lavorato sul punto lavorato. Forse ve l'ho già detto nella prima parte, non me lo ricordo. Questo giro nello schema originale non c'è. Loro fanno fare, la persona che ha creato lo schema, fare sia aumento che 2 punti presi assieme diminuzione nello stesso giro. Diciamo che era un pochino problematico, nel senso che riuscivi a fare l'aumento ma dovevi subito chiuderlo, allora era quasi inutile chiuderlo. Vi dico la verità, ho provato a evitare di fare aumento e poi 2 punti assieme, ma questa l'onda, diciamo, vedete questa che si sta formando, questa che adesso gira da sinistra verso destra, è girata da sinistra verso destra, adesso girerà da destra verso sinistra, restava un po', si inceppava un po', ecco, e allora ho preferito fare un giro in più nel quale andiamo a fare l'aumento. Comunque siamo arrivati qui, abbiamo fatto l'accavallato semplice e adesso facciamo 4 diritti, 2, 3, 4, un gettato, 3 punti a rovescio, 1, 2, 3 e ricominciamo. 5 diritti, 2, 3, 4, 5, un accavallato semplice, sesto punto senza lavorarlo, settimo punto si lavora, si accavalla il punto non lavorato sul punto lavorato. 1, 2, 3 diritti. Saremmo qui, a questo punto, un gettato, no scusate siamo qui, 4 diritti, 4, scusate, sono andata avanti in un giro, siamo sul decimo, non sull'undicesimo, 4 diritti, un gettato e 3 rovesci. Tutto il giro fatto così, ripetere sempre questo schema, lo rivediamo, 1, 2, 3, 4, 5, accavallato semplice, 4 diritti, 3 rovesci. Fino a raggiungere il marcatore. Finito anche il decimo giro. D'ora in avanti dovreste essere in grado di proseguire da sole, per questo motivo, perché il lavoro si ripete sempre. Mentre qui andavamo con gli aumenti da destra verso sinistra, qui stiamo andando da sinistra verso destra, ora posso fare ancora, mentre chiacchiero, ne faccio ancora, inizierei l'undicesimo giro, che sono sempre 5 diritti,
5 diritti, un accavallato semplice, diventeranno da questa parte 3 diritti come da schema, un gettato, un diritto e 3 rovesci. Quindi dovete far altro che seguire lo schema, ricordarvi sempre nel giro dell'aumento, come abbiamo fatto qui e qui, quando arriverete al 16° giro ci sarà da fare un altro aumento, sarà uguale al primo, cioè farete prima l'aumento, lo farete tra il 5° e il 6° punto, farete l'aumento e poi lavorerete gli altri 6 punti che vi rimarranno. Proseguite così sino alla lunghezza desiderata, tenendo conto però anche di questi aumenti della zona blu, diciamo. Arrivate al 30° giro, aspettate che non si vede, ecco, facciamo così. Arrivate al 30° giro da questa parte, cioè sulla sinistra dello schema, non avrete più quadratini blu perché 1, 2 e 3 sarete già andati a occuparli tutti, a riempirli tutti, quindi avrete 5 punti a rovescio, mentre invece i rossi continueranno ancora per un po'. Io qui lo schema sono arrivata sino all'inizio pagina, fin qua, voi proseguirete sempre alternando l'aumento una volta a destra, una volta a sinistra centrale, una volta 2 punti assieme a diritto in mezza foglia, nell'altra mezza foglia saranno 2, un accavallato semplice, e proseguite sino a riempire completamente lo schema, cioè avere tutti il modulo di 24 punti come abbiamo detto all'inizio. Ora volevo fare in modo, se la luce non ci dà fastidio mentre chiacchiero, volevo lasciarvi tutto lo schema completo in modo che lo possiate eventualmente fotografare. C'è la luce che dà un po' fastidio. Ecco, così si dovrebbe vedere tutto. Proviamo a fare così. È lo stesso, ancora peggio, è ancora peggio, mi sa. Sì, c'è la finestra. Aspettate che mi giro dall'altra parte come tutte le volte, così è più illuminato e non c'è il riverbero della luce. Così continuo a parlare e voi potete eventualmente farvi lo screen. Ecco, direi che così è decisamente meglio. Allora, siamo rimasti alla spiegazione, cioè al... Sì, mi stavo spiegando, scusate che mi sto muovendo, come poi proseguire sino arrivare a completare tutto lo schema dei 24 punti. La misura minima della maglia che andrete a fare, cioè se avrete una small, sarà questa, cioè arrivare a completare lo schema di 24 punti. Ogni modulo 24 punti, quindi saranno 24 per il numero di moduli che avete montato. Se fate come ho fatto io, cioè una misura XL leggermente over, proseguirete sino ad avere 26 punti ogni schema. Io che cosa ho fatto? Ora non lo metto nello schema, eventualmente prendete nota. Ho proseguito ancora a fare le foglie. Qui avremo delle foglie, sono sempre 5 punti di differenza, diciamo, di divisione tra una foglia e l'altra. Sono 24 i punti totali. Io ho fatto ancora, ho aumentato ancora una foglia, aumentando in pratica ancora 2 punti. Ho fatto ancora una volta i gettati sulla destra del lavoro e ancora una volta quelli sulla sinistra, quindi i miei pallini, i miei forellini finali saranno di più rispetto a quelli, uno in più, perché qui siamo, allora qui siamo 1, 2, 3, ancora 3 volte, qui l'abbiamo già preso, quindi saranno 20, vabbè, insomma dovete arrivare a 26, ora non riesco a fare i calcoli perché devo tenere in mano la cinepresa, diciamo, per far registrare e con l'altra segnarvi.
e non riesca a fare il calcolo. Comunque dovete arrivare a 26 punti in tutto, ogni modulo. Con quello realizzerete una maglia XL, sempre che usiate il numero di ferri come ho usato io ho il 3,25, se non avete il 3,25 perché è soltanto Yaya o altre poche marche di ferri hanno anche lo 0,25 in più o in meno, potete fare il 3,50 o il 3. Il 3 non ve lo consiglio perché non la finite più, ma il 3,50 va bene. Dovete poi misurarla, può darsi che col 3,50 voi basti una foglia in meno per raggiungere la stessa misura mia. I centimetri del lavoro da inizio schema, da qui a fine foglie per la mia maglia, è di 29 centimetri. Quindi da quando siamo partiti con 11 punti, da 11 punti di base a 26 di base finale, di punti finali, io ho raggiunto 29 centimetri. Regolatevi con quello. Quello che vi consiglio, anche se voi avete raggiunto la misura che volete, non lasciate mai una foglia a metà, cioè potete farne anche solo una e non fare l'altra, ma non finite mai così, perché si vedrà monca, mentre invece se la finite il lavoro rimane più completo, che sia da una parte che sia dall'altra, ma finitela sempre, non ha importanza. Raggiunti appunto questi 29, 27, 26, quello che vi servirà in base alla vostra taglia, dobbiamo andare a dividere le maniche dal corpo. Adesso vediamo assieme come fare e come procedere, anche perché, come vi ho accennato nella prima parte, c'è da fare un, chiamiamolo, ferro accorciato. In effetti è un ferro accorciato, ma serve soltanto per cambiare il senso del lavoro. Scusatemi, ma devo fare due precisazioni. Beh, una è un'informazione. Per quanto riguarda lo schema, vi lascerò lo schema a fine video, la foto dello schema a fine video, in modo che possiate in calma bloccare il video e farvi lo screen dello schema, perché ho visto che magari parlando potrebbe venire un pochino mosso, non mi rendo conto, tocco appena tocco qui, quindi farò la foto e a fine di questo video vi metto lo schema così come è, tutto completo. E questo perché vi avevo detto appunto che poteva essere sufficiente lasciarlo lì. Invece una cosa che avrei potuto correggere il video, cioè tagliarlo, inserire nuove parti o altro, ma poi finisce sempre che, un po' perché non sono così brava a fare queste cose, un po' perché magari non prendo proprio, non essendo brava, non prendo il punto preciso, salto qualcosa, non viene bene, preferisco fare una precisazione. Allora, nello step precedente ho detto che io sono arrivata a 26 moduli e a 364 punti. Non è vero, in effetti sono arrivata sì a 360, mi sono resa conto adesso per il pezzo, la parte di video di spiegazione che vi devo dare, e mi sono resa conto di aver sbagliato nel darvi la spiegazione. Io sono arrivata a 25 punti per modulo, cioè ho fatto uno schema in più rispetto a questo del... Scusate, perché altrimenti non si capisce, io gesticolo. Vi ho detto che qui siamo arrivati a 24 punti, io ho fatto uno schema in più e sono arrivata a un modulo, scusate, in più, sono arrivata a 25, cioè in totale ho fatto 14 moduli, 14 punti, sino ad arrivare a 25, da 11 che sono partita, sono arrivata a 25 punti, per 14 moduli, cioè sono arrivata a 350 punti. Perché questo? Perché se avessi fatto, avevo necessità di qualche punto in più, ma se avessi fatto
un modulo in più per arrivare a 364 punti, il lavoro si sarebbe allungato e il mio giro braccio sarebbe diventato troppo lungo. Già è abbondante, ma è la forma che è abbondante. Farne uno in più si sarebbe allungato proprio tanto, e poi rimaniamo anche un pochino impediti nei movimenti. Più allunghiamo il giro braccio, cioè la linea ipotetica del raglan, più rimaniamo un po' impedite nei movimenti. Per cui, ripeto, io ho fatto 25 punti di schema, non 26 come vi ho detto, e per raggiungere i punti vediamo adesso come ho fatto. Forse l'avevo anche già detto perché parlo. Allora, finito lo schema, io naturalmente non faccio tutto, mi fermo qua, voi non avrete, io ad esempio quanti punti ho? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 di schema, voi ne avete 23, 24, 25, quello che avete deciso. Però ho finito la foglia completa, ho fatto gli aumenti di destra, gli aumenti questi di sinistra, e ho fatto un giro lavorando i punti così come si presentano senza fare l'aumento. Adesso vado a fare due giri tutti di punto rovescio, perché il mio lavoro è sviluppato tutto sul rovescio, quindi due giri a rovescio così senza fare nessun aumento. Tranquillamente lavorate tutto il giro a rovescio, uno tutto così, il secondo vi faccio vedere, niente di che, ma lo vediamo assieme. Ok, finito il primo giro di rovescio, facciamo il secondo. Questo giro che vado a fare adesso serve soltanto alle persone che non hanno, a questo punto, finito tutto lo schema, arrivati alla fine delle foglie, chiamiamole così, non hanno raggiunto la larghezza desiderata. Chi ha bisogno di aumentare ancora un pochino i punti, ma non può fare, come vi dicevo prima, un'ulteriore foglia perché il giro braccio verrebbe troppo lungo, allora fa così: aumentiamo un punto ogni modulo. Io nella mia maglia avevo fatto 14 moduli, quindi ho aumentato 14 punti. Ecco perché da 350 sono arrivata a 364. Ora qui naturalmente sono meno. Voi aumenterete un punto ogni modulo. Quindi iniziamo sempre lavorando a rovescio. Lavoriamo tutto il modulo sino ad arrivare ai tre punti, che voi ne avete 5, no? Perché sì, finito lo schema sono 5. 5 punti a rovescio. Quindi lavoriamo tutta la parte della foglia, così, praticamente tutti i punti in corrispondenza dei punti diritti sottostanti. Quando arriviamo ai punti a rovescio, facciamo un aumento. L'aumento potete farlo o sempre, come si dice, a diritto ritorto, o altrimenti intercalare come abbiamo fatto prima, così, però lavorandolo anziché prendendo il punto dietro a rovescio, a diritto, scusate, lo prendiamo a rovescio. Quello che vi può restare più facilitato è prendere, anziché tirare sul punto, prima come lo prendevamo il punto, così, e lo mettevamo sul ferro dal davanti al dietro, cioè col ferro di sinistra prendevamo il punto, il filo col ferro di destra, e col ferro di sinistra andavamo ad agganciare il punto così. Adesso facciamo il contrario, invece che andare dal davanti al dietro, andiamo dal dietro al davanti, in modo che il filo sul ferro di sinistra rimanga davanti, e questo punto sul davanti lo lavoriamo, l'ho tirato un po' troppo a forza di fare, lo lavoriamo a rovescio. Così. E finiamo i nostri punti continuiamo
lavorando, scusate, a rovescio, tutti i punti in corrispondenza delle foglie, cioè dei punti diritti che avete due giri sotto. Non mi scorre il filo. Scusate che lo tiro un po', perché ho la rocca per terra, vedete? Ho la rocca lì e allora ogni tanto devo tirare, perché la metto per terra in modo che scorra meglio, però in effetti non è che scorre benissimo, sarebbero meglio gomitoli, ma per evitare nodi, anche se è un campioncino. Allora, ecco che abbiamo lavorato tutti i punti corrispondenti alla foglia. Adesso faccio un rovescio, prendo il filo, come vi ho detto, dal dietro al davanti, lo metto sul ferro di sinistra e lavoro a rovescio il punto prendendolo dal davanti. Dovete tenerlo un pochino molle, perché io ho i ferri con le punte arrotondate, qui forse sarebbero meglio i ferri appuntiti, ma io mi buco le dita con quelli e allora, infatti oggi non ce l'ho, vedete qui che, non so se si vede il buchetto, generalmente mi metto il salvadito, adesso non mi fa male, ma più delle volte devo mettere il salvadito, perché tirando indietro il ferro col dito così mi viene poi il buco. Quindi avete capito, aumentate un punto ogni modulo sottostante che avete e andate a raggiungere, diciamo ad aumentare un pochino la, passato il rovescio, non ho fatto l'aumento, qui chiacchiera, ah no, qui era ancora nel diritto, io devo ancora arrivare, raggiungete la misura che vi serve. Lo ripeto ancora una volta, se voi alla fine dei moduli avete già raggiunto la misura, non occorre che facciate il primo giro di rovescio sì, il secondo no. Poi vi dico perché il primo bisogna farlo. Ecco, arrivati qui abbiamo finito tutti i nostri moduli, abbiamo fatto due giri per chi deve fare ulteriori aumenti, due giri di rovescio, per chi non li deve fare un solo giro di tutto rovescio, perché come vi dicevo il nostro lavoro si deve svolgere tutto a rovescio. Siccome vi ho detto che almeno per me lavorare a rovescio è molto più lento e stancante che non il diritto, adesso vi faccio fare, siamo arrivati al punto che dobbiamo dividere il davanti, unire il davanti al dietro e dividere le maniche. Quindi in questo giro dove andremo a dividere tutto vi faccio anche fare un giro di ferri accorciati, proprio per evitare di lavorare tutto a rovescio. Torniamo indietro facendo un giro di ferri accorciati, così ci ritroviamo poi a lavorare sempre sul diritto. Chi preferisce lavorare sul rovescio, anche questo giro può non farlo. Prima però di fare quello dovete contare i punti e dividere i punti necessari che vi servono per il davanti, per il dietro e per le maniche. In linea di massima, aspettate che prendo qua, che lo facciamo qua. Prendiamo un foglio, eccoli. In linea di massima, così come quando si fa il top down raglan, bisogna dividere i punti per tre. Ripeto, in linea di massima, poi vediamo come aumentarli. Facciamo l'esempio, tanto per andare, esempio. Avete 240 punti. Dovete dividerli per tre. Sono 3 per 8, 24, 80 punti. Quindi avremo 80 punti che destiniamo al davanti, 80 punti che destiniamo al dietro e gli altri 80 punti li dividiamo per 2 e diventano 40 e saranno 40 una manica e 40 l'altra manica. Così abbiamo completato i 240 punti. Prima cosa da fare, vedere se i 40 punti
di esempio, naturalmente, voi ne avrete molti di più. Una cosa voglio dire, se il totale non è divisibile per 3, ma avete qualche punto che vi aumenta, lo attribuite al davanti, mettiamo che fossero 242, allora i due in più andranno attribuiti al davanti. Se ne avesse 238, cioè avete due punti in meno, i punti in meno andranno attribuiti al dietro. A questo punto non ne aumentiamo più, quelli che sono devono rimanere. Punti in più li mettete nel davanti, punti in meno li mettete nel dietro. Naturalmente saranno 1, 2 o 3, perché se fossero 4 è di nuovo divisibile per 4 e quindi saranno 81, 81, 81. Qui diventa dispari, per cui il punto in più lasciate 40 e il punto in più lo attribuite al davanti. Dovete, forse l'ho detto troppo veloce, spero di no. Comunque i punti che avete in più, fatta la divisione, li attribuite al davanti, i punti che avete in meno li attribuite al dietro. I punti delle maniche, dicevamo, se i punti delle maniche sono sufficienti al vostro giro braccio, va bene così, altrimenti aumentate un punto per manica e ne andate a togliere uno dal davanti e uno dal dietro. Quindi facciamo l'esempio qui, la vostra manica è stretta, 40 punti non sono sufficienti, ve ne occorrono, inventiamo, 42, ok? Cosa fate? Ne togliete uno qua e diventeranno 79 e un altro qua e diventeranno 79, quindi avrete 41 punti, no, abbiamo detto 42, scusate, allora 78, ne togliete 2, 78 da una mano, dal davanti e 78 dal dietro. Avrete 42 punti in una manica e 42 nell'altra, in entrambe le maniche. Questo per quanto riguarda le maniche. Sistemate le maniche, andiamo a vedere. I punti tra davanti e dietro sono senz'altro sufficienti perché la maglia è abbondante. Comunque, tra davanti e dietro, siccome noi, che sia poco, che sia tanto, nel davanti abbiamo il seno, generalmente il davanti si fa un pochino più grande. Quindi la schiena, mentre invece tende a essere più asciutta, quindi cosa facciamo? Togliamo, ad esempio, in questo caso, ulteriori 5 punti nel dietro e diventano 75 e li mettiamo nel davanti e diventeranno 81. Quindi i 3 punti che togliamo diventano 6 di differenza. A questo punto abbiamo 81 e 75 e 42 per 2, 84. 81, 75 e 84 sono 5, 6 e 4, 10, 8, 2, 10, 17 e 8, 20, scusate, 8 e 1, 9, scusate, 9, 16 e 8, 24, 240, esatto, sono 240 punti che noi abbiamo sul ferro. Diciamo, questa differenza dovete ricavarvela un pochino voi partendo dalla misura del braccio. Non vi dico di aumentare punti nel sottascella e poi di conseguenza nella manica, perché presumo che se siete partiti con un numero di moduli sufficienti, arrivate a questo punto, di punti ce ne sono abbastanza. Nel caso in cui i vostri punti non fossero sufficienti, andate ad aumentare nel sottascella qualche punto in fase di unione tra davanti e dietro e in fase poi di lavorazione di manica. Gli stessi punti che aumentate tra il davanti e il dietro li dovete aumentare anche nel sottascella della manica, sottascella del davanti e dietro, sottascella della manica. Ma vedrete che i punti sono sufficienti. Detto questo, andiamo a fare il lavoro sul mio campione, che non so quanti punti ho. Ora sospendo un attimo per contarli, per non stressarvi anche con questo, e poi procediamo. Allora, io ho 90 punti in questo. Facciamo il calcolo, vabbè, qui
facciamo il calcolo del mio imparaticcio. Quindi sulla base di quello che vi ho detto ho 90 punti, li divido per 3, quindi sono 30 punti. Saranno 30 nel davanti, 30 nel dietro, 15 una manica e 15 l'altra manica. Ora nel campione non sto a fare ad aumentare punti nel davanti e meno nel dietro, perché vi ho spiegato qui come fare. Questo era soltanto per confermare il calcolo che dobbiamo fare. Allora, noi partiamo, voi partite dal vostro, dove avete il marcatore, dove avete iniziato il lavoro, e questo è il nostro centro dietro. Naturalmente il centro dietro dovrà essere, se voi attribuite il centro dietro a inizio delle foglie, vi rimarrà leggermente spostato su una parte, per cui voi avete, io adesso avendo fatto l'aumento per arrivare, per aggiungere più punti, voi ne avrete 6, perché erano 5 questi, i punti rovesci raggiunti in tutti i 24 moduli, erano i 24 punti, scusate, avete 5 rovesci, aspettate che giro, vado a cercare dove abbiamo messo il schema, eccolo qua, mi casca tutto, ecco, abbiamo detto voi avete raggiunto, mettiamo i 24 punti iniziali, quindi qui avete, vedete, i rovesci che avete sono 5, quindi questo punto, aspettate che lo faccio dove ho messo la penna rossa, ecco, questo punto, questo qui, questo sarà il vostro punto centrale del dietro. Da quel punto andiamo a fare tutti i calcoli che dobbiamo fare. Quindi io mi metto al centro dei punti a rovescio che ho, mi trovo al centro dietro. Vuol dire che se io nel dietro ho 30 punti, questo è il centro dietro, per centrare il mio lavoro devo lavorare 15 punti, perché gli altri 15 mi rimangono dall'altra parte. Quindi 1 sempre rovescio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sul 15° punto, sull'ultimo punto della metà dietro, vado a fare un ferro accorciato. Quindi siamo sul rovescio, filo davanti, prendo a rovescio il punto seguente, l'ultimo punto della metà dietro, lo prendo a rovescio, il filo lo passo dietro e giro il lavoro. Mi trovo a lavorare sul diritto e d'ora in poi lavoreremo sempre a diritto sul rovescio del lavoro. Questo è il nostro rovescio, ma lo lavoreremo a diritto. Quindi ora cosa dobbiamo fare? Calcolare tutti i 30 punti, perché torniamo indietro. Quindi il primo punto lo riprendiamo a rovescio senza lavorarlo, mettiamo il filo dietro e lavoriamo. Uno l'abbiamo già lavorato, arriviamo a 29 punti. Oppure 30 compreso il primo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tutti i punti rimangono rovesciati perché andiamo a lavorare. Non mi ricordo già quanti sono, oh mamma mia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23. Questa è mia figlia che mi manda messaggi. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Adesso dobbiamo isolare i punti della manica, che per il mio esempio sono 15, per voi sono molti di più. Prendete, io generalmente prego ago e filo di colore diverso e metto in sospeso e continua, ora tolgo la suoneria, 1, tolgo, mi metto in sospeso i punti attribuiti alla manica, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Questi punti li lasciate in sospeso su un filo, su un cavetto, su una spilla, quello che volete. E poi su questi andrete a lavorare la manica. Ok? Scusatemi, tolgo, sospendo un attimo. Quindi, una volta isolati questi punti, proseguiamo con i punti del dietro. Che vi dicevo per me, del davanti, scusate, quelli del dietro li abbiamo fatti, del davanti, che per me sono sempre 30, per voi saranno senz'altro di più. Ora, vi avevo accennato prima che se doveste vedere che il vostro corpo, i punti attribuiti al corpo tra davanti e dietro sono pochi, potete aumentare dei punti qui nel sottascella, 2, 3, 4, 5, anche 10, quelli che volete, però ricordatevi che i punti che aumentate tra il davanti e il dietro dovete anche aumentarli nella manica, perché altrimenti vi rimane poi la manica stretta, i punti aumentati qui rimangono aperti, non riuscireste a unirli alla manica, per cui potete aumentare tutti i punti che volete, ma dovete sapere che dovete aumentarli anche nella manica. Ora io non li aumenterò, in quanto poi la manica con questi punti non riuscirò a farla, ma vi darò tutte le indicazioni. Facciamo l'esempio invece di chi non ha bisogno di aumentare punti. Chi non ha bisogno di aumentare punti? A chi non ha bisogno di aumentare punti? Consiglio, quando arrivate all'unione tra il davanti e il dietro, di lavorare assieme l'ultimo punto del dietro, che prima vi ho fatto lavorare, e il primo attribuito al davanti. Quindi, come abbiamo fatto all'inizio per unire il cerchio, la stessa cosa. Lavoriamo il punto, il primo attribuito al davanti, e accavalliamo il punto attribuito al dietro su quello del davanti. Cercate a questo punto il filo di tirarlo un po' e lavorate, uno l'abbiamo già lavorato, lavorerò gli altri 30 punti. Dall'altra parte farò la stessa cosa. Ora lavoro i 30 punti, è inutile farli assieme, poi vediamo l'altra manica. Lavorati tutti i punti del davanti, facciamo lo stesso cosa con i punti della manica, li andiamo a mettere in sospeso. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, 12, 13, 14 e 15. Che qui si fa la stessa cosa e via. Chiudiamo il nostro cavetto, il nostro filo di lana, non cavetto. Ho esagerato, vabbè. Togliamone un pezzetto che poi sti cosi danno anche fastidio, sia da una parte che dall'altra. Ok, e andiamo a lavorare gli altri 15 punti, l'altra metà punti del dietro. Allora, facciamo anche qui come abbiamo fatto dall'altra parte, l'ultimo punto lo vado a disfare, l'ultimo punto
che ho lavorato, che sarebbe il davanti, lo vado a lavorare col primo del dietro. Però il primo del dietro, se vi ricordate, avevamo fatto il ferro accorciato. Quindi cosa dobbiamo fare per eliminare per nascondere questo lavoro? Andiamo a prendere il filo, questo, spero si veda, quello che abbiamo fatto, vi ricordate, avvolge e gira, abbiamo avvolto il filo intorno al primo punto, lo andiamo a prendere, così, lo mettiamo sul ferro. Se riuscite, fate attenzione a non farlo accavallare, ma in questo punto non è che abbia molta importanza. E andiamo a lavorare i due punti, si farà un po' fatica perché prendeteli magari ritorti, sia il filo che abbiamo messo sul ferro, sia il primo punto, aspettate che lo tiro giù così ve lo faccio vedere, lo disfo così ve lo faccio vedere meglio. È un po' noioso, lo so, però per farlo venire bene, qui vale un po' la regola, chi bella vuol comparire un po' deve soffrire, e qui diciamo chi lo vuol far bene il lavoro deve fare un po' di fatica. Allora, l'ultimo del davanti l'abbiamo disfatto, dobbiamo andare a prendere il primo del dietro aggiungendo il ferro accorciato. Quindi questo ferro il filo del ferro accorciato col primo punto, questo è il secondo, non lo consideriamo. Questo è che poi tirandolo quasi si uniscono. Ecco, lì lavoriamo, se non riuscite a metterlo sul ferro, li lavorate tutte e due contemporaneamente, uno, da fastidio questo, uno e uno, due, tutti e due i fili, e accavalliamo questo, l'ultimo del davanti. Resterà un pochino più, rimane più molle questo punto, perché i punti seguenti li abbiamo messi sul filo. Il filo naturalmente è più sottile del ferro, ma quando andremo a riprendere le maniche vedrete che questo punto automaticamente si accorcia. E quindi andiamo a lavorare tutti i punti sino a metà del dietro, dove voi, io non ce l'ho, ma voi avrete il vostro marcatore. Da qui potete andare avanti lavorando sempre a diritto. Tutti i vostri punti adesso saranno diritti. Darete forma alla vostra maglia o andando giù diritte a sacchetto o, come ho fatto io, facendo degli aumenti. Adesso vi spiego. Prendo la maglia, non ve li faccio vedere qui, prendo la mia maglia e vi spiego come ho fatto gli aumenti. Se volete farla anche voi, leggermente a trapezio. Qui siamo alla metà del lavoro e potete proseguire sempre diritto e formerete il vostro corpo. Se vedete, alla bambolina viene bene. Aspettate che tiro un po' il filo. Ecco, vedete che abbiamo dato forma alle nostre maniche. E qui abbiamo fatto il nostro corpo. Stiamo lavorando a diritto sul rovescio del lavoro, ma se noi giriamo il nostro lavoro, eccoci che abbiamo il nostro punto a rovescio e il nostro lavoro, il nostro punto operato risulta dal diritto. Ecco, come vi stavo dicendo prima, io alla mia maglia ho dato, ora sono un po' da lontano altrimenti non riesco a riprenderla tutta, sembra enorme, sembra molto più larga di quello che in effetti è, probabilmente è proprio la prospettiva della telecamera che la fa sembrare così larga, però la forma che io ho dato è questa, un pochino a trapezio. E gli aumenti dove li ho fatti? Li ho fatti sia dal davanti, probabilmente li vedete qui, ogni 10 giri ho fatto 2 aumenti. Visto che il centro, come vi ho fatto vedere anche prima, il centro dovrebbero essere i 6 o 5 punti a rovescio che dividono, diciamo così, i gruppi di foglie, sono partita proprio ai lati di questi 6 punti, ho fatto 2 aumenti qui, 2 qui, 2 qui, 2 qui, diciamo all'esterno di questi 6 punti. La stessa cosa l'ho fatta qui sui lati. Si dovrebbero vedere anche qui, guardiamo un po' se riesco a farveli vedere. Si vedete qua, qui,
questi, questi, tutti nello stesso giro li ho fatti, sotto qui, sul fianco, sempre dai 6 punti o 5 a rovescio, io 6 perché come vi avevo detto ne ho fatto uno in più, gli altri qui sull'altro lato e anche dietro, guardiamo un po' per non starla a girare, c'ho qui un filo, è un filo da passare, e anche dietro, vabbè ora sono alla rovescia, però li vedete anche lì che ci sono gli aumenti. Se volete dare questa forma un pochino larga, potete fare anche questo, potete adottare questo sistema. Alla fine scegliete la lunghezza che volete voi della maglia. Io ho fatto 6 o 7 giri, forse 2, 4, 6 giri di punto coste e poi il tubolare, perché sapete che ho la passione per il tubolare. Tutto questo per quanto riguarda il corpo, cioè sì, proprio il corpo della maglia. Ora, siccome anche questo video sta venendo un po' lungo, ne faremo ancora uno. Sto vedendo che ci sono fili da tutte le parti, devo un pochino controllarla. Farò un altro video sulle maniche e poi la rifinitura del collo, ma sarà una cosa brevissima, sarà un video molto più breve perché sarà solo descrittivo, vi dirò ogni quanto fare gli aumenti e poi come riprendere i punti e fare il bordo. Al prossimo video.